200 metri al via, l'elemento è ancora un po' disordinato, si sta formando adesso piano piano alle spalle della macchina che sta accelerando, si è già immessa sul rettilineo di fronte alle tribune per il lancio. Parte piano Iperione Dei, anche Ohio Dica Dei parte insolitamente piano, mentre Oncia scavacca Joseph De Greppi sotto l'attacco di Orbiter Font che insiste all'esterno della prima battistrada. Oncia e Orbiter Font continuano a lottare e passano i 200 metri iniziali in 14.5, poi Joseph De Greppi secondo lungo i paletti in terza posizione. Insiste Orbiter Font, rimasto scoperto, ma Oncia sembra voler correre al comando, anche sicuramente vuol correre al comando perché dice di no all'attaccante che a questo punto si deve mettere secondo davanti a Joseph De Greppi. Quelli che vengono davanti alle tribune per il passaggio, 29.3 i primi 400 metri, ritmo veloce per... mi si conceda il termine, lo scan iniziale, all'esterno avanza Joseph De Greppi, 45.5 i primi 600 metri con l'ospite toscano che va subito ad impegnare Oncia, a 900 metri dalla conclusione Orbiter rimane nelle scie di Oncia, mentre Idolo d'Asti segue Joseph De Greppi precedendo Ohio di Casei. 1.01.5 i primi 800 metri quando i cavalli vanno all'attacco della retta di fronte all'arrivo in più pariglie, la prima è quella composta da Oncia e Joseph De Greppi, mentre in mezzo alla pista in terza corsia prova ad avanzare Ohio di Casei. 16.6 il primo chilometro, nulla muta, ora Joseph sembra fare un po' più sul serio, attacca con maggior decisione Oncia che per il momento però replica bene. Oncia è richiesta, Joseph però è ancora lì, si sta profilando in vantaggio, in terza corsia sta avanzando anche Ohio di Casei. 1.31.4 i 1.200 con Joseph che a metà della piegata conclusiva sta passando sull'indomita Oncia, poi Ohio di Casei che si è fermato lì ed è raggiunta all'esterno da Obsession Off per le vie brevi Orbiter Font, addirittura con Oncia e Joseph alle prese, battute conclusive con Joseph che è passato, nel finale Joseph nonostante i suoi 9 anni e perché sono facili all'esterno dell'ultimo chilometro viene a vincere davanti alla strenua Oncia al terzo posto, a mezzo pista, a centro pista finisce Obsession No, io ho 45 una virgola a chiudere per i 600 metri, vediamo i cronometristi se mi aggiornano il ragguaglio ufficiale, vince l'uno di Joseph De Greppi, i colori di Nicola Del Rosso, il trend da programma di Sergio Esposito per la guida di Patrizio Badi, al secondo posto il 2 di Oncia e al terzo posto l'8 di Obsession No, 1.16.1 per il vincitore e 1.28 i numeri validi per la terza tria. Per questa terza corsa un omaggio al collega Andrea Negri che saluto e per il momento da Villanova è tutto.